Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, anche oggi nuova ricetta di bellezza e anche questa volta andiamo a preparare uno scrub dai profumi autunnali a base di mela e cannella. Prima di mostrarvi la ricetta però lasciate un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. Dunque cominciamo andando a prendere la nostra ciotolina che è quella dove poi andremo a mettere tutti i nostri ingredienti. Continuiamo versando il primo ingrediente, quindi vado a prendere il mio zucchero di canna e verso nella ciotolina un quarto di tazza di zucchero di canna. Stessa cosa vado a fare anche con lo zucchero bianco, quindi sempre utilizzando un quarto di tazza vado a versare anche lo zucchero bianco nella mia ciotolina. A questo punto prendo il mio olio di cocco che io ho già scaldato. Vi ricordo che tempo fa ho realizzato un video in cui appunto parlo della ricetta base, ve la lascio linkata qua, sì. E quindi se state preparando uno scrub per la prima volta o non conoscete bene le basi per preparare uno scrub, potete andare a leggere, potete andarvi a guardare questo video in cui vi spiego tutto quanto su come iniziare. Dunque io prendo il mio olio di cocco e verso nella mia ciotolina 2 cucchiai. Sempre utilizzando lo stesso cucchiaio vado a versare anche la mia mela. Questo ovviamente è purea di mela, potete utilizzare o un omogenizzato oppure realizzare da soli la vostra purea di mela, insomma basta cuocerla e frullarla. E anche di questa vado a versare un cucchiaio nella mia ciotola. Manca solo l'ultimo ingrediente ed è la cannella. Di cannella vado a versare mezzo cucchiaino. Quindi mezzo cucchiaino di cannella, perfetto. Ora vado a mescolare tutto quanto. Ed ecco qua lo scrub è pronto, l'abbiamo mescolato bene, ovviamente man mano che l'olio di cocco tornerà a raffreddarsi si andrà a solidificare leggermente, comunque rimarrà cremoso. Lo scrub è pronto da utilizzare subito. Cannella e mela hanno diverse proprietà e ve le lascio scritte sotto nell'info box, ma vi farò anche un post dedicato su Instagram, quindi seguitemi anche su Instagram, avete il nome qui sotto. Se volete potete realizzare lo scrub anche solo esclusivamente con lo zucchero bianco, in questo caso ovviamente sarà più chiaro e il risultato finale sarà questo. Lo scrub è pronto, ricordatevi di etichettare il vasetto. Potete utilizzare questo scrub anche come idea regalo per Natale, per esempio, dato che è speziato e comunque ha un po' i profumi delle feste. Ne prepareremo degli altri dedicati ancora di più al periodo natalizio. Io spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un mi piace al video per supportarmi, iscrivetevi al canale e niente, ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!